Grazie alla vostra testimonianza, ma io devo correre subito ad affidare l'ultimo degli interventi in programma a Francesco Belletti. Francesco Belletti arriva da ultimo, ma non per questo meno importante, perché Francesco Belletti sul tema sta lavorando oramai da diversi anni e anche lui ha avuto l'occasione di accompagnare alcune ricerche e alcune analisi del fenomeno. Lui, essendo, come a me piace dire, uno degli esegeti più autorevoli del familiare in Italia, anche sul tema della famiglia che raccoglie una sfida della ricerca delle origini, ha sicuramente qualche elemento da suggerire. Qualcosa è già stato anticipato, ma io sono sicuro che lui saprà restituirci con precisione quali sono le sfide che riguardano una famiglia, quindi genitori e figli adottivi, che incrociano nel loro percorso la questione della ricerca delle origini. Francesco. Beh, intanto grazie ad Aibi per questa strada fatta insieme in questi anni, è sempre stata una bella opportunità. Saluto tutte le persone che sono collegate, credo che nonostante l'esercizio di pazienza che di solito esige un collegamento webinar, abbiano tutte la percezione che non stiamo buttando il tempo perché tutte le cose ascoltate hanno costruito uno scenario e devo dire che mi ero purtroppo distratto quando Gianmario mi ha fatto vedere il programma e mi ha messo dopo le testimonianze e quindi non invidio me stesso che deve parlare dopo una riflessione che ha avuto una potenza, cioè per me andava bene chiudere così, perché la forza delle storie è quello che convince e che soprattutto fa risuonare le corde più interne. Per certi versi ho ritrovato moltissime delle cose di cui parlo e parlo con un intervento che definirei in punta di piedi, nel senso che il grande rispetto nei confronti di chi queste storie le vive, da genitori, da operatori dei servizi, piuttosto che di chi come me fa delle interviste, ascolta, ci mette un po' di pensiero e di interpretazione, ma di fatto, ripeto, è la forza dell'esperienza. Io sono abbastanza sono tranquillo in quello che vi che comunicherò abbastanza brevemente, perché è frutto di un lavoro di ricerca che abbiamo fatto insieme ad AIBI nel 2018. Abbiamo interpellato una sessantina di persone, abbiamo ascoltato un po' di storie e abbiamo tirato fuori delle linee. Alcune cose sono in fortissima sintonia con gli interventi precedenti, quindi magari sarà anche semplicemente una conferma e un rinforzo di quanto, per esempio, Marta Casonato ha segnalato, dei punti di attenzione anche emersi dal tribunale, e per cui mi aiuterò con delle slide. Prima di presentare le slide, direi che in questo primo ragionamento che ho ascoltato, devo cambiare lo slogan che definisce la nostra relazione. Se c'è uno slogan del mio intervento era: è una questione di famiglia, non è una questione di persone, la ricerca delle origini. Cioè, la ricerca delle origini è spesso, come dire, in qualche modo appiattita alla traiettoria di vita della persona adottata ed è assolutamente inestricabile ed è tutta sua la ricerca delle origini. Ma è da subito e per sempre anche una storia di famiglia, una storia di relazioni, una grande sfida a quelle che sono le relazioni familiari della nuova famiglia. E l'altra questione che però aggiungerei a questo punto come cambio di slogan è che è anche una questione di appartenenza. Cioè, questa domanda di sapere le origini dà concretezza anche a questa esigenza di sapere a chi appartengo. Appartengo a una nuova famiglia, ma appartengo ad una storia, appartengo a delle persone che mi hanno messo al mondo e di cui ho perso le tracce, ma che rimangono nel vivo della storia. E aggiungerei anche che appartengo a un popolo, nel senso che quello che viene fuori da questo lavoro, anche fatto dentro un'associazione di famiglie come AIBI, è anche questo, cioè le singole famiglie si rinforzano, voi avete una rete di interazioni, di relazioni che traspare dalle vostre comunicazioni
e che fa parte del gioco, perché neanche ogni famiglia è da sola in questa ricerca delle origini, così come non è da solo l'adottato nella ricerca delle origini. Adesso vediamo se le slide aiutano nella comunicazione. Dovremmo esserci. Presentazione. Allora, 60 storie personali, un ragionamento che subisce anche i cambiamenti dei tempi, le leggi. Per esempio, è stato detto che l'esperienza adottiva negli anni 70 era ben diversa e aveva una valenza, diciamo, una necessità di essere forse più profetica, e anche il clima che si respira attorno, questo tema dell'accoglienza, dei legami di sangue, delle relazioni di cura è cambiato molto nel tempo in questi ultimi anni ed è diventato anche abbastanza un po' controverso se pensiamo a tutti i confini bioetici legati alla filiazione. Quindi insomma, questa dinamica, questo scontro, confronto anche con le leggi, con le norme che ci diamo, è sicuramente un aspetto importante. Ogni figlio ha una storia unica, è stato ampiamente detto, ampiamente testimoniato, anche dalle storie che abbiamo ascoltato questo nodo viene fuori. In effetti poi è evidente che alcune differenze strutturali sono decisive, chi è adottato a 6 mesi, chi è adottato a 2 anni o chi è adottato a 6 o 7 anni, naturalmente matura i suoi bisogni, matura la sua storia, matura la sua domanda rispetto alle origini in termini molto diversi. E un altro aspetto che mi conferma quest'idea di un'appartenenza a un popolo è anche il tema dei fratelli, della presenza di fratelli adottati, che spesso è una delle domande, come dire, ho compagni di viaggio di cui ho perso il filo, ma che forse mi sarebbe piaciuto conoscere. E qui per esempio c'era una segnalazione particolarmente toccante, particolarmente vibrante, di una famiglia che aveva adottato 2 bambine a distanza di anni. La prima, una manifestava un forte interesse, adottata a 6 anni e voleva assolutamente conoscere la sua storia, e la prima figlia adottata, che era stata adottata a 2 anni, che invece aveva costruito una mancata conciliazione con la sua storia e non capiva perché l'altra volesse andare alla ricerca delle proprie origini, e questo diventava un elemento di contenzioso, di conflitto all'interno delle dinamiche familiari. Questo per dire che è certamente, questa cosa diventa evidentemente una questione di famiglia, perché ai genitori poi accompagnare questi percorsi così differenziati non è proprio una passeggiata, immagino. Ecco, una questione che in parte è già risuonata nelle comunicazioni precedenti è questo tema una ricerca che ha dei cerchi concentrici, cioè uno si va alla ricerca di se stessi, di chi sono io, da dove vengo, e poi una domanda sulle prime persone con cui sono in relazione, chi mi ha messo al mondo, il perché e come mai questa relazione si è interrotta, poi quali altri interlocutori c'erano nella mia storia familiare, fratelli, sorelle, parenti, e poi naturalmente l'esperienza di un'appartenenza a un popolo altro, perché ovviamente nella storia di un'adozione c'è anche la consapevolezza di aver attraversato un oceano, almeno il mare, o almeno il Mediterraneo, come nel caso di Marco, e questo, insomma, sono domande che si manifestano in modo molto diverso. Ogni persona ha una curiosità, chiamiamola così, in senso nobile, che va a cercare diverse cose. Quindi, per dire, appunto, si diceva toccare il lettino piuttosto che vedere e sentire gli odori, a sentire i rumori e i posti dove si è stati, oppure una domanda sui genitori, la mamma, oppure cosa ho fatto di male io per essere abbandonato. Ecco, tutte queste, diciamo, citazioni, tutte queste affermazioni, dicono anche che, questa domanda sulle origini va accolta e va valorizzata. È stato detto anche questo già prima, perché
molto spesso il modo in cui la singola persona elabora le sue cose può essere anche, come dire, malefico, può non rigenerare bene, non può, può essere, diciamo, riduttivo delle possibilità di sviluppo se rimane come una domanda che non può avere risposta. E quindi, come dire, dare spazio, dare voce, dare risonanza è un compito delle relazioni familiari. Qualcuno esplicita, ampiamente esplicita l'idea, ma se ci sono dei fratelli, che fine hanno fatto, hanno fatto la stessa mia fine? Per alcuni casi è proprio un vero interesse. E poi anche questo esempio di questa bambina che quando sentiva che la foresta amazzonica era in fiamme si preoccupava perché sapeva che lei proveniva da lì e diceva: ma come, le mie origini si rischiano di... Come vedete, ci sono delle buone strategie da parte dei genitori, che dice che valorizzando i vigili del fuoco italiani e brasiliani, che potevano riuscire a spegnere questo fuoco. Questo, a me piace questa citazione, perché rimanda al codice della narrazione, del racconto, delle storie, cioè di una delle modalità con cui una famiglia può accompagnare questa ricerca delle origini. Perché la ricerca delle origini, in fondo, è un grande romanzo, e tutte le nostre famiglie hanno grandi romanzi da raccontare, ed è anche, come dire, la grammatica delle relazioni dentro la famiglia. È uno degli strumenti più potenti nell'accompagnamento educativo ai propri figli, questo con o senza adozione. E naturalmente i momenti e i motivi per cui la ricerca delle origini emerge sono i più svariati. Un conto è la curiosità della tarda fanciullezza, un conto è la domanda ribelle dell'adolescenza. E molto spesso la ricerca delle origini diventa uno strumento in una guerra dentro le relazioni familiari, oppure il rifiuto, come si dice. Anche qui ci sono diverse citazioni che dicono, come dire, la complessità dei sentimenti, del vissuto delle persone che si mettono in pista per una ricerca delle origini. Alcuni ricordano addirittura di aver avuto un gruppo di amici dentro l'istituto e volerli ritrovare, o almeno recuperare questa storia. Sono tutti sentimenti a cui dare risonanza, sono tutti sentimenti attraverso cui procede un processo educativo nei confronti del figlio accolto. E anche qui, a volte, la ricerca delle origini diventa quasi una provocazione nei confronti del conflitto adolescenziale, salvo poi magari consolidarsi e diventare più consistente proprio nel suo contenuto, e non solamente un pretesto per la rivolta. Anche forse vale la pena anche di legittimare il fatto che per alcuni la ricerca delle origini è una domanda che non si pone, o perché è troppo faticosa, o perché non interessante. Anche qui non è che sia prescritto da un protocollo che la ricerca delle origini debba far parte inevitabilmente di una traiettoria di vita, di un'esperienza, un'esperienza familiare, della domanda di una persona adottata. E naturalmente qualche dritta su come i genitori si adattavano o possono adattarsi, possono far fronte a questo tipo di sfida, dalla ricerca era venuta fuori. Come vedete, più che del mio, c'è proprio il tentativo di dar voce a una serie di quadretti che credo che saranno molto meglio presenti nelle storie concrete di tante famiglie adottive. Comunque, le sfide per i genitori potevano essere quelle, in parte già dette dalla Casonato: accompagnare la domanda, custodire i tempi e le diversità dei tempi e dell'età, fare i conti col tema della verità, che ha tutta una serie di esigenze per essere una verità benefica, accettare e accogliere i dolori e le ferite, e saper attendere e insegnare l'attesa. Dal punto di vista dell'accompagnare la domanda,
anche qui un libro sulle storie personali, addirittura scritto dalla famiglia, come vedete l'aiuto della psicologa, in fondo alla slide, con l'aiuto della psicologa abbiamo scritto un libro sulla sua storia personale, tramutato in fiaba e con illustrazioni. Questo dice di una grande sapienza, in particolare nella vita quotidiana. Una volta che lo vedi scritto, dici un'idea semplice da fare, ma poteva benissimo non esserci questo strumento. E poi, appunto, il bambino all'inizio lo valorizza e poi magari lo rifiuta e poi magari recupera nel corso della storia che era stato bello poterlo fare. Quindi, da questo punto di vista, questo esempio dice uno delle cose che mi preoccupa di più sottolineare in questa comunicazione, cioè il tempo come una variabile che è propizia nel gestire questo tema e nell'aiutare i genitori nello stare di fianco ai propri figli quando manifestano una domanda di riconoscimento, di ricerca delle origini. Cioè, in alcuni casi la domanda può manifestarsi in forma forte, in forma violenta, in forma urlata, oppure crescere piano piano, e l'importante è riuscire ad accompagnarla e non farsi mai buttare fuori ed essere sempre disponibili, aspettando i tempi di una maturazione e sapendo anche che magari in alcuni casi la maturazione vorrà dire che la domanda decade sostanzialmente. Qualcuno ci ha detto, per anni abbiamo discusso di fare questo grande viaggio al paese d'origine, poi a un certo punto, quando era possibile farlo, alla fine ha detto, ma non mi interessa più di tanto. Ecco, il tempo ci è propizio, forse questa è una cosa su cui bisogna, ci aiuterebbe anche la fatica e la resistenza nei momenti di maggiore difficoltà. Ecco, quindi intanto accompagnare la domanda, custodire i tempi e l'età, perché dire la verità ai propri figli sulle origini non significa dire tutto spiattellato, anche prima abbiamo ascoltato, naturalmente ci vuole il linguaggio giusto, cioè, la responsabilità del genitore è quella del saper portare una verità e una storia con le modalità adeguate all'età. D'altra parte, la paura che alcune cose non vengano dette nella propria storia personale è una delle paure più difficili da gestire per un figlio, soprattutto quando è giovane, e quindi riuscire a trasmettere l'idea che le cose si possono dire, e riuscire, ripeto, chiarezza, sincerità, ma che ovviamente non vuol dire prenditi in mano il fascicolo e leggitelo, anche qui. Questa è una sintesi di quanto le famiglie hanno raccontato nei mesi scorsi. Bisogna anche fare i conti sia col fatto che in ogni caso una storia può, cioè che questi figli possono avere delle ferite, che possono anche avere elaborato dei processi, diciamo, di fantasia, di ricostruzione. E quindi l'idea che ci debba essere sempre una capacità di accoglienza anche di una vicenda che va processata in sostanza. Anche qui, questo è quello che vi avevo anticipato prima, probabilmente la strategia fondamentale è quella del insegnare e valorizzare l'attesa e sapere attendere anche da genitori i tempi e le libertà dei figli. Quale sostegno? Intanto, appunto, per la famiglia non restare soli. Segnalavo che per le famiglie sono preziose un'appartenenza associativa, una rete tra famiglie, il sostegno psicologico, il sostegno dei servizi sociali. Segnalo che, peraltro, in molti casi tante famiglie hanno detto che con i servizi sociali il supporto era particolarmente complicato, nel senso che questo tema è un tema complicato da gestire nell'alleanza servizi, competenze professionali e dinamiche familiari propriamente dette. Anche la scuola è e dovrebbe essere un alleato nei processi educativi delle famiglie adottive, e questo può essere ampiamente valorizzato, e Amici dei figli e Gruppo dei pari sono un luogo potente, anche perché molto spesso nel rapporto tra ragazzi c'è molta meno
c'è molta più verità, molto più discorso diretto, e questo spesso fa fare dei salti all'interno di processi che dentro le famiglie invece magari potrebbero essere anche un pochino più felpati e meno espliciti. Insomma, molto spesso l'esperienza del gruppo dei pari, non solo di figli adottati, ma proprio nell'esperienza della quotidianità con tutti gli altri, spesso porta a domande impertinenti e porta a salti di consapevolezza che sono un'occasione e una sfida. Cosa funziona per non lasciare soli i figli, per accompagnamento positivo e per non farsi troppo male? Dicevamo già verità, dedicare del tempo e fidarsi nel passare del tempo, rispettare la turbolenza dell'adolescenza, aspettarsi che l'adolescenza non sia un'acqua tranquilla, e poi appunto calma e gesso, che è uno dei è anche un mio motto personale in tempi di turbolenza, ma credo che per queste famiglie davanti a queste sfide sia un elemento molto importante. Qui riuscire a non essere mai omertosi, cioè non proporre dei segreti da nascondere, e non è semplice quando si tratta di modulare la comunicazione della verità, e poi anche questa idea che, diciamo, non ci siano giudizi morali o condanne nei confronti di chi ha comunque, abbiamo sentito prima, ha donato la vita, non ha scelto di non abortire, e quindi ha dato un'opportunità di vita a me nella mia storia. Non restare soli e soprattutto non aver paura. E quest'ultima citazione che avevo fatto qualche mese fa, a me fa venire in mente una conclusione con cui vorrei lasciare un pensiero finale. Io credo che questo tema della ricerca delle origini sia tanto più prezioso in questo periodo e tanto più profetico in un tempo in cui assistiamo a fenomeni devastanti di cancellazione della memoria, e ho in mente specificamente il tema dell'abbattimento delle statue di Cristoforo Colombo perché colonizzatore. Il modo di conciliare un passato cattivo, come può essere la Shoah, come può essere il nazismo, come può essere il fascismo nel nostro paese, non è cancellare la memoria, ma fare i conti con la memoria. Non è dire la storia è cattiva, da adesso costruisco il mio futuro, ma è conciliare il presente con il passato per contribuire a costruire un futuro. E qui, secondo me, questa ricerca delle origini dei figli e delle famiglie adottive è, come dire, una luce positiva di alleanza del tempo, di alleanza della memoria, dell'alleanza del progetto del futuro, davanti invece a un atteggiamento di ferocia ideologica che pensa di migliorare il presente, di diventare tutti più buoni, perché quello di brutto o quello di non condiviso che c'è stato nel passato può e deve essere cancellato e ignorato per sempre. Siamo figli della nostra storia, siamo figli della nostra memoria, e questi figli adottivi che vanno alla ricerca della loro storia insegnano tanto anche a noi. Scusate, spero di non essere stato troppo confuso. No, assolutamente no. Grazie Francesco. Grazie perché la tua presentazione che ci ha consentito di rimettere a fuoco e a punto alcuni passaggi fondamentali per la diagnosi di questo processo, di questa dinamica. L'osservatorio privilegiato che è costituito dal tuo lavoro e dalla tua attenzione al familiare, Belletti è direttore del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia ed è per questo che ha a disposizione strumenti e categorie capaci proprio di rileggere questa esperienza così particolare e le dinamiche che la caratterizzano, come la ricerca delle origini, nell'impianto del tessuto delle relazioni familiari e, mi permetto di dire, nel tessuto delle relazioni sociali. Penso che tu sia stato squisitamente preciso e puntuale, come del resto sempre riesci a fare in tutte le occasioni, quindi grazie infinite. Dunque, come vedete, sono passate già 2 ore e mezza, io penso che sia volato il tempo,
e non ce ne siamo quasi accorti. Abbiamo un po' di tempo, perché lo abbiamo assicurato ai nostri interlocutori, a tutte le persone che con gentilezza ci stanno seguendo dalle 4 di quest'oggi pomeriggio, di rivolgere a voi qualche sollecitazione, qualche domanda. Voi avrete poi il tempo per rispondere, il tempo saranno una manciata di minuti, magari per riprendere o anche per ripuntualizzare una questione. Faccio subito due domande semplici, penso, anche veloci, ai relatori, ai nostri amici Giuseppe Cifarelli e alla dottoressa Barbara Segatto. Sono arrivate diverse domande, ve ne propongo un paio. Se vi è mai accaduto che fosse la madre a chiedere di poter contattare il figlio dato in adozione? Solitamente si immagina che la ricerca e la ricomposizione della propria storia abbia così un principio, un moto di origine dal figlio. Allora la domanda è se è mai accaduto il contrario, che siano state le mamme che hanno partorito in segreto, in anonimato, ad un certo punto ad intraprendere il desiderio di poter vedere o rivedere il volto del figlio partorito. Una seconda domanda, ve ne faccio tre o quattro, poi decidete voi un po' come. Quando il genitore biologico accetta l'istanza, come viene poi gestito l'incontro? Questa è la domanda che viene rivolta a voi. Un'altra domanda, sempre sul profilo, diciamo così, legato alla vostra relazione. Individuato il genitore biologico, come viene comunicata la richiesta? C'è un'attenzione, una cura, o si trasforma quasi in una prassi proprio formale, non so, arriva una raccomandata? Adesso non voglio proprio bruciare, certo. Però è pertinente, secondo me, chiedersi se la prassi è comunque in grado di tutelare anche la particolarità dell'informazione. Certo, non arriva un avviso di garanzia pubblicato prima sulla stampa locale, perché in altre situazioni accade questo. E per l'adozione internazionale è comunque necessario notificare al tribunale la ricerca, l'esigenza di procedere in questo senso? Questa è un'altra domanda. Mentre voi organizzate un po' le vostre risposte, io provo ad offrire anche a Marta Casonato e a Francesco Belletti, ma anche a Cristina e a Marco, quest'ulteriore immagine che non ho mai ritrovato nelle diverse occasioni in cui si è parlato di ricerca delle origini. Ritorna il puzzle, ritorna il tema dell'innesto. Io provo a sollecitarvi con questo riferimento. Conoscete sicuramente un testo di Khalil Gibran. I vostri figli non sono figli vostri. Probabilmente la conoscete. C'è un passaggio che indica questa immagine. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. Ok, voi siete l'arco e i vostri figli sono le frecce. Ora la domanda è questa. Immaginiamo questa freccia in traiettoria che si interroga sulla propria origine. E immediatamente forse pensiamo che la propria origine possa essere l'arco da cui questa freccia è stata scoccata, perché ne determina la traiettoria, la parabola, la lunghezza, la proiezione. Tuttavia l'origine di quella freccia sta anche forse nell'arbusto, nel ramo, nell'albero da cui questa freccia è stata preparata, lavorata, formata. Ma c'è anche un altro posto dove le frecce stanno. La faretra, cioè potrebbe stare anche questa freccia in un posto dove è lì in attesa di un possibile arco. Ora la butto lì perché, non so, potrebbe
stimolare un'ulteriore riflessione anche nella dinamica dell'esperienza adottiva che fa seguito ad un'esperienza di abbandono. Quindi la faretra è un luogo dove la freccia sta, pur essendo stata preparata, sistemata, curata, attrezzata, ma non è ancora scoccata. Allora, il rapporto tra la traiettoria che questa freccia nel frattempo sta vivendo, perché potrebbe porsi questa domanda subito dopo aver lasciato l'arco, in prossimità dell'obiettivo o durante la parabola. Insomma, sappiamo che, ascoltando Cristina e Marco, questo può accadere dopo un anno, dopo 20 anni, a 60 anni abbiamo sentito. Ecco, io non ho mai ascoltato, ed è il mio piccolo contributo a questo evento, per poter tornare a riflettere sulle dinamiche che si scatenano mentre si cercano le origini, senza dimenticare che sotto la ricerca delle origini si cela o si svela e si rivela la necessità di cercare il proprio fondamento costitutivo della propria identità. Però adesso io restituirei la parola subito a Barbara Segatto o a Giuseppe per vedere di dare quelle risposte alle domande che io, sempre che siano state chiare, spero. Sì, di... sì, lo sono state. Diamo la precedenza alla collega, alle donne. Sì, io inizio e vi do qualche informazione, poi certamente su alcuni aspetti Giuseppe Cifarelli può entrare più nel merito. Allora, ci sono mamme che scrivono al tribunale dicendo: io ho dato in adozione un bambino in questo giorno, in questo anno, mi piacerebbe ricontattarlo. O anche c'è stato un allontanamento, so che vi siete occupati dell'adozione di mio figlio, mi piacerebbe contattarlo. Esistono queste comunicazioni. E dobbiamo tenere conto che, però, rispetto al disvelamento delle origini, come dire, il potere è in mano all'adottato. È l'adottato che decide se vuole conoscere, perché nel momento in cui vi è il decadimento della responsabilità genitoriale, un mancato riconoscimento, in qualche modo giuridicamente questo adulto, questo genitore che ha interrotto il suo ruolo di giuridico, perde anche il potere di riattivare questa relazione. Quindi noi possiamo tenere memoria di questa cosa, perché qualora fosse riaperto il fascicolo da parte dell'adottato, sappiamo che c'è una disponibilità e quindi è anche più semplice paradossalmente riattivare, anche se appunto è necessario fare, sì, non è così facile rimettere insieme, soprattutto per gli NN, non ci basta questa comunicazione. Però ecco, quindi un passaggio è fatto. In questo momento in Italia non esiste giuridicamente, non è stata istituita un'entità che si occupa di raccogliere le disponibilità, i cambiamenti di intenzioni da parte dei genitori che in una fase iniziale abbiano assunto la posizione di non riconoscere e nell'arco della loro vita cambino la propria intenzione e opinione, così come da parte di fratelli che sappiano di nascite da parte dei propri genitori di altri figli e che ne ricerchino. Non esiste un'istituzione vera e propria che si occupa di questo, però sì, succede, non dà avvio a una ricerca, perché è l'adottato che può, al compimento dei 25 anni, chiedere di attivare la procedura ed è in mano a lui decidere se aprire oppure no questa possibilità. Benissimo. Che faccio cosa succede? Proprio... Ah, scusi. No, velocemente, perché temo che se dovessimo prendere questo ritmo andiamo... No, le dico solo una cosa velocissima, poi passo... Il procedimento è asimmetrico, è unidirezionale, sì. E questo però apre la prospettiva dell'informale, nel senso che se questa via formale e garantita non è percorribile,
probabilmente c'è una via informale che invece scatena rischi. E che ci capita di incontrare, nel senso che quando apriamo i fascicoli a volte le persone arrivano da noi anche perché sono state contattate informalmente, mi è capitato un caso, quindi contatto informale e la persona ha scelto di non avviare il contatto, di chiuderlo, di chiedere l'apertura del fascicolo per capire chi potevano essere queste persone e decidere se aprire oppure no il contatto. Questo sì, l'ho sottolineato proprio per ricordare la tensione che c'è tra l'esercizio di garanzia dato dalla formalizzazione giuridica e la prassi che invece è questo oceano in cui occorre appunto navigare con tutti i rischi. Un po' quello che ci ha raccontato Marta. Infatti era per... posso chiedere a Giuseppe una... Un contributo. Grazie Barbara Segato. Sì, allora su questa, su questo tema mi viene da dire è il rovesciamento di senso della ricerca dell'origine, no? È l'origine che cerca la sua freccia, mi viene da dire, no? Ecco, che se vogliamo può avere anche un suo senso. La questione è come lo fa, no? Perché finché è minore e il minore stesso, pur dichiarato adottabile, non è ancora stato adottato, ci sono degli spazi e anche giuridicamente il genitore, la famiglia biologica ha la possibilità, ex articolo 22, se non sbaglio, legge di adozione, di chiedere la revoca dello stato di adottabilità, cosa non più possibile quando il minore viene adottato. Quindi si chiude perché l'adozione recide i legami e questa recisione dei legami viene poi sancita con la sentenza di adozione della famiglia. Certo, se il legame è disturbante, noi non è capitato, anche minori che ho seguito io in adozione, già maggiorenni, rintracciati, la coppia genitoriale aveva il mio numero, mi chiama e mi chiede come fare. Allora, lì va gestito un po' col buon senso, cioè se come fare con, che ne so, con le relazioni disturbanti. Se vanno oltre diventano stalking e quindi si attivano le tutele giudiziarie, no? Ecco, se può avere un senso, perché no, ma lì si lascia poi decidere anche un po' all'adottato, no? Quindi non c'è, ecco, non c'è più un ombrello giuridico, ma c'è in qualche maniera la ricerca del senso e del buon senso nell'azione. Una buona coppia genitoriale che diventa poi a tutti gli effetti genitori sotto il profilo non solo giuridico ma anche educativo, di relazione, di cuore, no? Se percepisce che nell'interesse del figlio un'eventuale, ecco, apertura, io credo che non, insomma, nella mia esperienza vedo che non si oppongono neanche, no? Alcuni minori vengono intracciati già maggiorenni, poi attraverso appunto internet, quello che diceva prima la dottoressa, con intrusioni vere e proprie in famiglia. E lì se il minore poi, ecco, se l'innesto non è stato proprio dei migliori, può trovare uno spazio. Però devo dire che la famiglia adottiva rimane sempre un riferimento fondamentale, un faro guida nella vita di questi minori, che possono anche prendere, come dire, delle sbandate dal punto di vista, ecco, di queste sollecitazioni esterne. L'altra domanda era quella sull'adozione internazionale, se non sbaglio. Cioè, non c'è un istituto giuridico in questo senso, però ultimamente alcuni stati, quali mi sembra la Thailandia, chiede un riconoscimento dell'adozione internazionale dall'autorità italiana. Quindi nel momento in cui si apre un procedimento, un fascicolo, in cui l'autorità italiana interviene in quell'adozione, probabilmente quello che va agli atti del fascicolo può essere valorizzato ai fini di un'eventuale ricerca delle origini. Ma se non c'è questa, diciamo, fra virgolette, collaborazione, non c'è con tutti gli stati, allora il compito del tribunale si esaurisce con il decreto di idoneità alla coppia. L'adozione internazionale è così, cioè il decreto di idoneità alla coppia esaurisce il compito del tribunale. Ecco, tranne che non si aprono delle posizioni legate a una collaborazione fra stati nell'ambito dell'adozione dell'anno produttivo, infatti con la Thailandia c'è un vero e proprio anno produttivo come per l'adozione internazionale, ma non tutti gli stati hanno questo anno produttivo. Poi leggevo un messaggio dove c'è nella chat... Direi, come ho detto durante il nostro incontro, noi raccogliamo comunque... Ah, va bene, poi casomai risponderò alla domanda della coppia che mi chiedeva...
e le faremo pervenire adesso. Abbiamo la necessità di concentrare a titolo esemplificativo alcune domande, le condividiamo, e voglio assicurare tutti i nostri gentili partecipanti che noi faremo pervenire le vostre domande ai nostri relatori. Sempre quindi ringrazio anche Giuseppe, ringrazio ancora Barbara per la loro puntuale risposta. Sì, magari solo una precisazione, ecco, quando la mamma viene individuata, noi deleghiamo i servizi sociali territoriali del territorio di residenza della madre a contattarla. Di solito la contattano, la convocano e in quella sede le danno comunicazione e raccolgono la sua disponibilità o meno. Solo questa precisazione. Sì, grazie, c'è un accompagnamento all'eventuale incontro fra genitore e figlia sull'istanza dell'adottato. Quindi vengono accompagnati, non vengono lanciati in un incontro senza paracadute, diciamo così. Ecco. Benissimo, grazie. Mentre chiedo a Marco, a Cristina, a Francesco e a Marta chi desidera interloquire con le sollecitazioni che sono pervenute, ne sottopongo ancora un paio. Penso che Francesco possa essere l'interlocutore. Qualcuno chiede di precisare meglio il non restare soli che tu suggerivi ad una famiglia che attraversa una stagione di questa con queste caratteristiche. Non restare soli perché fra i diversi soggetti venivano citati i servizi territoriali, così come sono stati ricordati adesso da Giuseppe e da Barbara. Talvolta sui servizi territoriali emergono criticità, io le esprimo così, se non timori. Ora, è chiaro che i servizi territoriali sono una risorsa preziosa sul territorio. Qualche volta, tuttavia, le famiglie adottive hanno avuto anche esperienze critiche. Allora chiedevano in chat se questo non restare soli dovesse necessariamente passare attraverso il ricorso ai servizi territoriali, è un auspicio, o insomma se forse l'insieme dei soggetti che avevi menzionato forse può restituire, però un approfondimento su questo. Un'altra questione sollevata, e quindi sempre Francesco e Marta, ma anche a Cristina, perché no, è sulla gestione della verità. Di fronte ad un figlio in tenera età che è convinto di una propria condizione e delle proprie origini, è convinto di determinate situazioni che non corrispondono alla verità, questa mamma o questi genitori adottivi si interrogano su come e se svelare la verità che non corrisponde a quanto il minore, il figlio, si è proiettato o di cui ne è convinto. E quindi come gestire lo svelamento di una verità che non corrisponde ad una verità che per il momento consente a questo minore di avere in qualche modo un quadro chiaro e rasserenante, ma la verità corrisponde ad altro. E allora l'interrogativo voglio dire, riguarda lo svelamento della verità e i tempi dello svelamento di questa verità, perché in questo caso, che vado a ripetere solo semplicemente, è un caso di un figlio minorenne, un bambino, insomma, di pochi anni. A voi la parola, Francesco. Io faccio la versione breve, nel senso che il tema dei servizi, il tema del non restare soli è solo restituire alla famiglia l'idea che se il problema è più forte della propria capacità di adattamento vale la pena di chiedere aiuto e di rivolgersi all'intera rete, non c'è un unico soggetto con cui fare i conti. Dalla ricerca era venuto fuori una certa fatica nell'interazione di queste famiglie adottive con i servizi territoriali e può capitare, nel senso che molto spesso i servizi territoriali sono oberati, agiscono solo su mandati di urgenza, su mandati di esplicito loro ruolo, invece un accompagnamento alla gestione educativa della ricerca delle origini non è proprio il lavoro di un servizio sociale territoriale, magari è più il lavoro di un servizio di assistenza di relazioni, di un consultorio o di uno
o di uno psicologo. Quindi, insomma, la slide era un po' tranchant e poco caritatevole nei confronti dei servizi territoriali, che fanno il loro, come appena stato detto, ma su questi temi che sono un po' più di software che non un po' più di sostegno strutturale, fanno un po' più fatica, ripeto, dal punto di vista dell'esperienza delle famiglie, come rilanciavi anche tu, Gianmario. E però appunto l'idea è: non abbiate paura di chiedere aiuto a un amico, di chiedere aiuto a un'altra famiglia di cui vi fidate, di chiedere aiuto a un'associazione, di chiedere aiuto a uno psicologo. Non tutti saranno capaci di avere le parole giuste, di dare le risposte giuste, ma almeno tu sei in movimento e te la giochi, anziché farti restare intrappolato claustrofobicamente nelle tue capacità di risposta autonoma. Quindi questa era l'indicazione generale, che credo che sia comunque utile anche a ogni famiglia che deve litigare con suo figlio adolescente o qualunque davanti a qualunque emergenza. Rispetto al tema della verità, mi rimetto alla sapienza esperienziale delle famiglie che hanno dovuto gestire questo, perché è una di quelle circostanze in cui, finché non ci sei dentro, puoi dare dei buoni suggerimenti, ma è diverso stare nelle scarpe di chi ci deve camminare. Grazie Francesco. Marta? Prima della verità aggiungo un pezzettino anch'io e provo a ribaltare un po' la domanda. Se 40 anni fa avessimo fatto un webinar, cosa impossibile, però dicendo, probabilmente sarebbe uscita una domanda dal pubblico che dice, e fosse stato un webinar rivolto a tutte le famiglie, una domanda possibile sarebbe stata: mio figlio è stato adottato, però non lo sa ancora, questa è un'informazione dolorosa, gliela dico o non gliela dico? Io credo che ci sia, con tutte le dovute, come dire, cautele del caso, però un po' una similitudine con questo, no? Credo che con gli anni abbiamo tutti, famiglie, operatori, imparato che la verità, per quanto dolorosa, è un po' salute, diciamo noi psicologi, no? Quindi, se queste informazioni, soprattutto, voi le avete con certezza e sono nei documenti di vostro figlio, quei documenti un domani, come dire, sono la sua storia, per cui lui la potrà vedere. Ora, c'è un po' da interrogarsi su come reagirà di fronte alla reazione, di fronte al sapere che per anni ha creduto un'altra cosa. È meglio, come dire, che lo capisca in età adulta, però sapendo che per anni ha creduto tutta un'altra cosa, o è meglio avvicinarlo pian piano e con le giuste parole alla verità, se voi la sapete, perché in fondo voi, non smontando quella che è la sua idea adesso, state un po' nascondendo una cosa che sapete, cioè se voi non la sapeste sarebbe una cosa diversa, ma considerato che voi la sapete, avete un po' rischia di minare anche un po' la fiducia di vostro figlio nei vostri confronti, temo. Quindi la risposta che si può dare, appunto, come si diceva prima, affidandosi anche alla sapienza di chi c'è già passato, confrontandovi in associazione con qualche operatore, eccetera, è con i giusti tempi, come dice la legge, no? Con i giusti tempi, nei giusti modi, provare ad avvicinare a questa verità con il tempo, nel senso che non è che dovete spiattellargli una cosa dolorosissima tutta subito, però ad esempio magari iniziando dal dire forse magari non è proprio così come ci immaginavamo, quindi agire per gradi, no? E poi ma chissà come potrebbe essere, hai mai pensato che forse potrebbe essere così? E poi con l'età via via fornire qualche elemento in più, però ripeto, se i genitori hanno questa informazione che un domani probabilmente lui avrà, si rischia proprio un po' di minare, di costruire il rapporto su qualcosa che non è la verità, ecco. Grazie Marta, a nome di chi ha rivolto questa questione. Chiedo con sincerità se Cristina e Marco hanno una battuta, perché altrimenti io andrei verso le conclusioni, perché siamo troppo a ridosso delle 19 e vorrei essere rigoroso e rispettoso anche con i nostri partecipanti. No, io solo una battutissima su questo argomento, forse sono più tranchant della psicologa, ma sono assolutamente d'accordo. Cioè la verità in primis, perché in primis
per una questione di rispetto nei confronti di tuo figlio, del tuo essere famiglia, della sua storia. E secondo, cioè, guardiamo al rovescio della medaglia, quando poi scoprirà la verità, magari a 20 anni, cioè lì davvero ci sono i presupposti di un disastro. Se sai di aver vissuto 20 anni nella menzogna, i tuoi genitori sapevano invece la verità, credo che potrebbe essere devastante, davvero. Quindi, okay, raccogliamo i tempi e le modalità. Certo. È difficile dire se, quando e come. Immagino che l'esperienza e il confronto possa aiutare davvero. Grazie a voi. Io, prima di ringraziarvi alla fine, desidero però adesso dare la parola al presidente Marco Griffini, al presidente di AIBI Amici dei Bambini, per alcune considerazioni conclusive. Marco Griffini. Grazie. Ecco. Grazie a tutti, un ringraziamento molto interessante. È tardi, quindi io cercherò di parlare con il linguaggio della poesia, che è il linguaggio che abbiamo sentito. Abbiamo sentito il meraviglioso puzzle di Marco e gli occhi verdi di Pietro, il primo figlio di Cristina. E in effetti, dopo 41 anni dal masticare ogni giorno l'adozione, il pane dell'adozione, 3 figli adottati, 7 nipoti, di cui 2 adottivi, e 4.000 bambini accompagnati da tutto il mondo alla loro vita, io ho capito una cosa sola, che l'adozione è un mistero. È un mistero, è un grande mistero. Che cosa si nasconde in quell'atto per cui 2 sposi si vedono e si sentono padri e madri di un figlio non loro? Qual è la risposta? In 41 anni non l'ho mai trovata. E ringrazierei qualcuno se me la desse. Alla domanda fondamentale dell'adozione: come può un bambino abbandonato dalla sua mamma credere ancora nell'amore di un'altra mamma? Io la risposta non l'ho mai trovata, eppure accade ogni giorno, tutte le ore di questo giorno. Ma un mistero nella sua giusta accezione, non una realtà che non riusciamo a comprendere mai, non è questo il mistero. Il mistero è una realtà che svela giorno dopo giorno, adozione dopo adozione, un pezzettino della propria realtà, un altro pezzettino ancora della sua verità. Ho capito allora che l'adozione, questo, quello che io definisco sempre un atto meraviglioso, io sono un inguaribile romantico, non parla solo il linguaggio giuridico, che ha sentito da Giuseppe, da Barbara, grazie, della formazione, del sociale, grazie Francesco, del corpo, ma anche quello, e se non soprattutto, spirituale. Io non sarò mai padre di un bambino abbandonato che non è mio figlio. E lui non sarà mai mio figlio perché me lo dice una sentenza. Fra l'altro, Cristina, quelle che adotti tu in cinese. Comprensibile. Io sarò padre di questo che non è mio figlio se credo, non sono convinto, se credo che lui è mio figlio. Ma non basta nemmeno questo, perché io non sarò suo padre se mio figlio non crede che io sia suo padre. E allora è dubbio. Tutti lo possono toccare con mano, lo vediamo, l'abbiamo sentito stasera, che l'adozione parla il linguaggio della mistica, cioè quell'esperienza spirituale l'abbiamo sentita, Cristina, Marco, peccato che non abbiamo genitori adottivi, vabbè ci sono io, parlerebbero anche loro questo linguaggio,
che attraverso la contemplazione del divino si arriva a questo tema della mistica. Perché di cosa abbiamo parlato stasera? Rinascita, nuova vita, redenzione dal male dell'abbandono, grazia e dono. E questo è il linguaggio della mistica dell'adozione. Vado brevemente perché ormai siamo in ritardo, poi magari faremo un bel convegno sulla spiritualità dell'adozione, vero Gianmario? Cerco di esporre il tema dell'origine velocemente con il linguaggio della mistica. Allora, non possiamo non partire in questa esplorazione velocissima, un cammino velocissimo, vado di corsa, dal celebre passo di Isaia. No? Tra l'altro, chi volesse approfondire, faccio un pochettino di... qui non si vede, faccio un pochettino di pubblicità, la bella rivista Le Massa Battani, poi magari la fa vedere meglio Gianmario, che è una rivista sulla spiritualità dell'adozione. Le Massa Battani, perché sono stato abbandonato. È l'unica rivista in Italia, ma anche nel mondo, che affronta il tema della spiritualità dell'adozione. E qui c'è un bellissimo pezzo di Davide Pezzoni che parla proprio di questo tema di Isaia, perché in questo celebre passo c'è tutto il DNA dell'adozione che innerva di sé tutto il percorso successivo. Isaia, profeta di Dio, ci dice che l'atto di adozione, l'accoglienza di un bambino abbandonato, è il più grande atto di giustizia che un uomo e una donna possono mai compiere nella propria vita. È un atto di giustizia. Attenzione, ma si badi bene. Qui non si parla solo di giustizia umana, o meglio, non solo, perché noi con l'adozione, noi due, io, marito, lei, moglie, noi due, poveretti, titubanti, pieni di paura, di ansia, a ben vedere andiamo a ristabilire il diritto della famiglia, ma direi anche alla vita di un bambino che è stato leso dalla nostra società. Quante volte noi lo diciamo, Cristina? Abbiamo salvato la vita di questi bambini, non solamente abbiamo dato una famiglia. E ristabiliamo questa dignità di questo tremendo atto in cui noi tutti, dottor Belletti, sociologo di fama mondiale, ne siamo responsabili. Perché se anche io non sono colpevole dell'abbandono della mamma di Cristina, della mamma di Marco, ne sono comunque responsabile. Perché magari potevo fare qualcosa come membro della società che non ho fatto. Io quindi sono responsabile di ogni abbandono che si verifica nel mondo. Sapete quanti sono gli abbandoni? L'abbiamo calcolato. Ogni 60 secondi viene abbandonato un bambino, per arrivare alla cifra di 186 milioni, statistiche del 2009. Figuratevi. E noi, non i politici, non i presidenti degli stati, noi compiamo con il nostro sì questo atto di giustizia, ma qui Isaia ci dice qualcosa in più e ci introduce profondamente sul tema delle origini, in questo atto che sconfina con la giustizia divina, questo atto che redime, qualora mai ci sia stato, il male dell'abbandono. Noi non sappiamo se ogni abbandono è stato un male, ma qualora ci sia stato, questo grande atto di accoglienza scatena la giustizia divina e questo male scopre l'altro suo volto, il bene. Per cui ogni abbandono, se accolto, diventa un dono. Questo ci dice Isaia. No? Il passo è famosissimo. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi più per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. E dunque il Signore chiama qualcuno fin dal seno materno ad annunciare parole di nuova speranza. Allora, vabbè, siamo arrivati perché già vediamo in prossimità il traguardo, perché la mistica, sì, richiede tempo, ma è abbastanza veloce. A questo punto siamo giunti alla conclusione. E vorrei indicarvi, contemplando il pezzo di Isaia che vi ho appena letto, ma anche l'esperienza di vita dei nostri figli, e ne abbiamo sentite due, poi parlerò anche dell'esperienza velocemente di mia figlia, la mia prima, ma potrei parlare anche degli altri,
indica tre origini della nostra adozione, o meglio una sola origine, perché tutto si traduce in un atto d'amore. E qui Cristina l'ha detto in maniera decisa: sono frutto dell'amore. Ecco, Cristina, ecco la tua origine. Sono frutto dell'amore. E allora la prima origine è la scintilla della nascita. E qui sarebbe bello introdursi nel mistero della nascita. Vabbè. Quell'unico intervento, a mio modo di vedere, non vorrei essere eretico, l'unico intervento di Dio nella nostra vita. Dio interviene solamente in quel momento lì, nella scintilla, dopo il grande, immenso atto di amore infinito, che è stato l'abbandono a noi del suo unico figlio. Perché mi ha abbandonato in quell'atto. Il Padre Dio ha dato a noi il suo unico figlio, l'ha abbandonato a noi, perché accogliendolo noi potessimo salvare e collaborare con lui. La scintilla che scatena il dono della vita. Quanti figli abbandonati e adottati hanno ringraziato le loro madri biologiche, e abbiamo sentito questa sera, l'ha detto anche Belletti, un sociologo, non solamente i nostri figli, per aver voluto conservare e a sua volta ridonare, cioè ridonare questo immenso dono. In ogni nascita c'è il senso della buona promessa che non può essere sprecata. Sarebbe un dono inutile se non viene accolto. Se un bambino abbandonato non venisse accolto, sarebbe un dono inutile, sprecato. E questa è la grande responsabilità che tutti noi abbiamo, in modo particolare i giudici. Le famose, qui potremmo parlare delle famose Schindler List, delle famose Neglect List. I 3.000 bambini che ci arrivano dalla Cina, gli 800 dalla Moldova, i 1.500 dalla Colombia. Tutti bambini che hanno 13, 14, 15 anni, vai a leggere le loro storie, sono tutti entrati, chi ha un mese, chi ha un anno, al massimo 2 anni. Ecco, le Neglect List, i bambini abbandonati, i bambini invisibili, avrebbero potuto essere adottati da tutto il mondo. La seconda origine, finito John, sempre innervata dall'amore, che in questo caso veste gli abiti della speranza. E quel momento magico, anche questo è un mistero, nel quale una coppia di innamorati decide di prolungare il loro amore, dandogli un senso di infinito. Vogliamo avere un figlio. E che cos'è questo vogliamo avere un figlio se non una proiezione del nostro amore infinito? Se non, direbbe il teologo Fogliazza, no? Direbbe quasi un respiro di eternità e di trinità. Se no, cos'è se non è questo il figlio? E per noi coppie sterili, che portiamo impresso nella carne, direi marchiato nella carne, il dono della grazia della sterilità feconda, che è una grazia particolare, abbiamo studiato anni e anni, abbiamo scritto l'Ire di Dio, mi piacerebbe poi anche qua affrontare questo tema con tutte le coppie, con tutte le coppie sterili. Non so se voi avete idea di quante siano oggi in Italia le coppie sterili, più di 3 milioni. Più di 3 milioni coppie sposate sterili, più di 3 milioni che vivono magari nella loro disperazione di non poter avere un figlio, di là abbiamo milioni, milioni, milioni di bambini abbandonati. A tutte le coppie, quando decidono di mettere al mondo un figlio o di adottare un figlio, siano esse sterili o meno, viene donata questa particolare grazia, la grazia della sterilità feconda. Perché lo sappiamo che Dio Padre dà le grazie a tutti, non solamente ad alcuni e ad altri no. E allora mi piace pensare, allora noi coppie, no, sentiamo proprio il senso di una vocazione, coppie sterili, a collaborare proprio alla chiamata del Padre. E allora mi piace pensare, nella mia contemplazione, poi vabbè, la contemplazione di un vecchio, che in questo modo, che nel momento in cui, quando scocca la scintilla fra due innamorati
Sì, vogliamo adottare un bambino abbandonato? In questo momento un bambino nasce in qualche parte del mondo. E per noi e per lui inizia questa lunga attesa. Fine il terzo aspetto, e ho finito, della ricerca dell'origine, non meno importante, anzi forse il più importante. E questa riflessione non è frutto del mio pensiero, ma di mia figlia adottiva, Greta, la quale è incinta del primo figlio, vi permettetemi, quando l'ho adottata, una donazione nazionale, 4 anni, aveva una grave malformazione, dice, ma non potrà mica avere figli sta bambina qua, no? La volete lo stesso, ma non la vogliamo, certo. Beh, ha fatto 4 figli. Insomma. Viva la grazia della sterilità feconda. E ora, nel momento in cui resta incinta del primo figlio, scrive queste belle cose. E ripercorre nel suo cuore di novella mamma l'attesa della sua mamma biologica. E contempla le difficoltà della gravidanza, magari sola, magari senza nessuno. Lei magari non ha provato la gioia dell'attesa che innerva di sé qualsiasi madre, specialmente per il primo figlio, e scopre il grande dono che sua madre, chi l'ha partorita, ha fatto per lei. Un abbandono che non è un abbandono, ma un grande, immenso dono. E Greta accoglie nel suo cuore la mamma biologica, il suo gesto, e scopre il volto del dono della sua mamma biologica. E non importa, lo ripeto, questo è fondamentale nella mistica dell'accoglienza ed è un aspetto che va studiato oltre che contemplato. Sapere se l'abbandono è stato scatenato da un male anche orribile, non importa. L'accoglienza, lo sappiamo, lo vediamo, l'accoglienza di questo abbandono fa parte, prima da parte nostra e poi soprattutto da parte dei nostri figli, ne cambia il volto. E così alla fine della sua contemplazione, e della nostra, ho finito, Greta esclama: madre, io ti ringrazio e ti adotto. Adotto il tuo amore. Greta la riconosce e la accoglie. Tu sei la vera origine, mamma del mio amore. E in ciò noi potremmo anche seguirla, proprio nel momento in cui ci sentiamo anche noi abbandonati. Certo, non sono gli abbandoni dei nostri figli, la tragedia umana, ma quante volte ci sentiamo abbandonati. Ecco, in questo momento noi viviamo un momento di grazia. E allora potremmo anche noi fare come ha fatto Greta, fare come hanno fatto molti dei nostri figli, adottare l'amore con la A maiuscola e riconoscerci suoi figli, figli di un padre che sempre ama, che mai abbandona e che accoglie sempre. Padre, io ti adotto e riconosco che sono tuo figlio. Grazie. Grazie Presidente Griffini per queste riflessioni conclusive di questa giornata. Siamo andati oltre l'orario stabilito, ma neppure così esageratamente. Io voglio rivolgere solo ultime parole di ringraziamento e mi perdoneranno i relatori, ma vorrei ringraziare tutti i partecipanti, tutte le persone che si sono iscritte, quindi tutti i figli, tutti i genitori, tutte le famiglie, tutti gli operatori, tutti i professionisti che hanno voluto raccogliere questa opportunità, questa nostra offerta, diciamo così, di condivisione, di riflessioni sul tema. A tutti i relatori devo rivolgere un particolare grazie per aver offerto la loro competenza e la loro esperienza così preziose e così in grado di accompagnarci per un altro tratto su questo percorso che non giunge oggi ad avere risposte. Abbiamo semplicemente dialogato su un tragitto che continueremo a percorrere insieme alle nostre famiglie, insieme agli operatori. Avevo accennato, e quindi grazie a Giuseppe Cifarelli, grazie a Barbara Segatto, grazie a Marta Casonato, grazie a Cristina Legnani, a Marco Carretta, grazie a Francesco Belletti e grazie ancora al Comune di Venezia che ha consentito a questo evento di potersi realizzare ed essere offerto ad una platea
diciamo sicuramente nazionale, forse anche internazionale. Vi avevo anticipato che questo è il primo evento ufficiale e formale di questo nuovo servizio di AIBI Amici dei Bambini, FARIS. Voi potete trovare il link per accedere a questo servizio di formazione, di accompagnamento e di sostegno attraverso il sito web di Amici dei Bambini. Questo servizio, è attivo da oggi e ha inaugurato formalmente con questo webinar tutte le sue iniziative formative, tra cui molti e diversi webinar insieme a tanti altri servizi che accompagneranno e sosterranno e formeranno dopo aver ascoltato l'esperienza dell'accoglienza. Grazie davvero per aver trascorso con noi tutto questo tempo. Ribadisco che le vostre questioni e le vostre osservazioni saranno consegnate e saranno rese note ai nostri relatori, i quali nel tempo, se vorranno e se riusciranno, potranno farci pervenire le risposte e noi faremo insomma da... ecco, è andato in onda il sito di FARIS, lo potete vedere, è comunque consultabile e raggiungibile in autonomia da oggi sul web, quindi da oggi è accessibile e visitabile. Bene, alla ricerca delle origini, sulle orme della mia adozione, sapendo che oramai abbiamo capito che la ricerca delle origini non è una mera ricostruzione biografica o anagrafica, non è archeologia del proprio passato, ma è una sfida educativa che quindi appartiene alla vita e alle dinamiche della mia vita mentre muove i suoi passi nella storia. Io ringrazio, se posso tornare a vedere i nostri relatori che sono stati così gentili di poter di dedicare tutto questo tempo e questo pomeriggio, e con questi ringraziamenti saluto tutti, saluto chi è rimasto pazientemente ancora fino a quest'ora collegato e vi rinviamo alla prossima esperienza, al prossimo appuntamento. Grazie.